Buongiorno a tutti, bentrovati. Anche stamattina siamo in compagnia con Mosè perché abbiamo un graditissimo ospite. Mosè, mi senti? Ti sento benissimo e sono puntuale. Non Oh, vedo l'ora di benissimo. vederti. Senti, per prima cosa vorrei ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo, che sono anche numerosi e questo ci fa molto piacere. E poi vorrei che tu presentassi in maniera ufficiale il nostro ospite. Guarda, allora io innanzitutto voglio anch'io ringraziare gli ascoltatori, chi ci vede, sottolineando il fatto che comunque dobbiamo stare a casa e facendolo compiamo l'azione giusta, no? Per noi e per gli altri, per cui trovarci qui ha due scopi, divertirci in un certo senso, ma anche aiutare il prossimo. Il professionista di stamani è un personaggio straordinario, come persona e come vita professionale. Pensa, lui comincia come venditore, lavorava da Perugina, quindi come commerciale, uno che andava in giro a vendere. E a un certo punto molla tutto e comincia a fare il fotografo. Bene, in questa sua esperienza lui ha avuto clienti importantissimi, ti dico solo uno importante, la Superga, del quale vedremo qualche immagine, ma lui è sempre coniugato e specializzandosi sempre meglio il ruolo di fotografo al ruolo di comunicatore. Ha integrato comunicazione e fotografia in un unico pacchetto. Oltretutto, quello che mi piace sottolineare è che, nonostante questa carriera lunga e produttiva, ha sempre avuto un attaccamento particolare anche con lo strumento fotografico, cioè lui ama i suoi strumenti, gli strumenti che ha usato, le macchine fotografiche, per cui ha un po', diciamo, quel germe da amatore che ci coinvolge un po' tutti. Lui si chiama Franco Turcati. Vediamo se, eccolo, lo Buongiorno vediamo, lo vediamo, lo vediamo. Ciao Franco, benvenuto. a voi e a tutti i vostri telespettatori, possiamo dire. Bene, bene. Ma sì, dai, tu Senti. sei di Torino, una città dove è nata la RAI, per cui telespettatore è la parola più giusta, no? Giusto. Ascolta, Franco, io mi confonderò un po' oggi con i Franchi, eh. Sì, oggi siamo parecchi franchi, eh. Ce ne sono tanti, io mi chiamo Franchi di cognome, per cui. Ascolta Franco, Franco Torino, siamo chiusi in casa, quindi non abbiamo orizzonti ampi. Dovessero aprire le gabbie oggi di questa prigione utile, cosa fotograferesti per prima cosa? Quale foto faresti? Mi sarebbe piaciuto uscire a fotografare la città vuota. Certamente no, non si poteva fare perché per ovvie ragioni, anche perché noi siamo in ritardo sul virus di almeno 10 giorni rispetto alla Lombardia e quindi aspettiamo, saremo in difficoltà un po' anche noi, qui mancano le mascherine, la classe medica protesta, le solite cose che conoscete già. Comunque mi sarebbe piaciuto fare quello, anche perché avevo combinazione comperato dall'amico comune Gianni, avevo appena preso un obiettivo Leica per la mia Olympus, era un 18 che ho provato qui in casa, non so più cosa fotografare perché ovviamente poi è bello avere questo Leica che poi, vabbè, insomma. Così la passione c'è sempre. Certo, ti faccio una cosa, gli dico una cosa al Franco di Treviglio. A Torino loro hanno aperto un'iniziativa, no? Per cui hanno chiesto a tutti gli amici di fotografarsi sul sofà, no? Quindi sul divano, visto che è chiuso in casa. Ed è venuto, ha avuto un grande successo, perché sono molti quelli che postano le foto, no? Franco di Torino, ma secondo te il fatto di stare in casa non ci ha un po' aiutato a riscoprire noi stessi? La fotografia non può essere usata anche in casa? Io posso parlare per la mia esperienza personale da segregato qui dentro Certo. e ovviamente Adesso ci siamo. e soprattutto nella parte negativi e quindi intanto i negativi ci sono ancora e ovviamente
riordinando, cercando di mettere in ordine questo archivio, e ripercorri la vita, e ti vengono in mente tutte le cose che hai passato, a parte le riflessioni tra analogico e digitale, perché io non so se 50 anni dopo si potranno vedere le foto digitali, questo non lo so. Certamente che trovo che c'è... Purtroppo ogni tanto va via il segnale. Sì, abbiamo un segnale un po' debole e probabilmente... Ripeti, Franco, ci puoi ripetere le ultime cose che hai detto? Perché il segnale ogni tanto lo perdiamo. Io qui ho un buon segnale però, ve lo dico, sì, perché lo vedo. Però sicuramente è un problema di linee, perché molti occupano le linee in questi giorni, e quindi io ho partecipato a una cosa analoga di un collega che si chiama Mauro Ranzato, bravissimo, che credo sia in Veneto lui, con un collega di Napoli, e è stata una cosa bellissima che è durata addirittura 2 ore. Però ogni tanto se ne va, perché sì, è normale. Ci sono tanti. Comunque stavamo dicendo che stando in casa e mettendo mani nell'archivio, l'archivio mi riferisco a quello analogico, per cui ai negativi, a parte le considerazioni, la fotografia, ecco, io ho delle foto di 50 anni fa, e soprattutto il bianco e nero è integro, mentre qualche negativo a colori di negativi bianco e nero, e i negativi a colore invece avevano, si vede, una struttura diversa nella fine anni 60, no? Però mettendoci le mani ripercorri la tua vita, è ovvio, perché hai incontrato persone, hai fotografato gente, hai fatto cose, come si dice, no? Certo. È inevitabile. È stato molto interessante, perché ovviamente ho ripercorso una parte della mia vita. Ma tu sei un professionista, che io ho visto tra l'altro le foto che hai postato di Lucio Dalla, ad esempio, recentemente. Però noi abbiamo tanti amatori che tra l'altro frequentano la nostra accademia e che sono a casa. Che consiglio daresti a loro? Consiglio anche eminentemente fotografico, se vuoi di archivio ma anche di scatto. Cosa dovrebbero riprendere secondo te? Io penso che la macchina è il tramite, no? È per quello che magari amiamo anche l'oggetto, come amiamo l'orologio, no? L'orologio è un oggetto analogico che è affascinante, quindi anche le macchine sono affascinanti, ma soprattutto le analogiche, perché le macchine, cioè la Nikon F, io ho ancora la Nikon F, quella col prisma, o anche la Photonic, ecco, quelle macchine lì, scusa Franco, prima ci eravamo parlato. Sì, certo. Quelle le ho, diciamo che non ho più le prime digitali, perché ovviamente l'obsolescenza è stata talmente rapida che ho dovuto, certo. E poi il costo delle macchine, come sai, è abbastanza elevato, e quindi certo. Non tutte, perché ci sono, per cui ho fatto delle scelte sulle macchine, e quindi certo. Questi fotomatori, e consiglierei di valutare attentamente anche l'acquisto dell'oggetto macchina, perché è attraverso questo oggetto che si realizzano le immagini, e ovviamente con il sapiente uso della luce. Quando ho fatto 40 anni, io mi sono detto un giorno, cavolo, ma la fotografia allora si fa con la luce. Infatti la fotografia è luce, il segreto è come memorizzarla, va bene? Come definizione, e quindi conoscendo la luce, ispirandosi magari anche alla storia dell'arte, che non guasta mai, e i nostri artisti, perché noi siamo i primi al mondo, abbiamo una storia pazzesca, però guardando le luci che
che usavano, anche il solo effetto finestra, quello che adesso mi costringe ad essere così, diciamo, illuminato, no? Però l'effetto finestra è, ad esempio, è un'ottima soluzione se stiamo in casa per fare delle foto, magari alla famiglia. Non ho ancora grandi luci. Per cui io il consiglio che daresti è maneggiate la vostra macchina, ma studiate la luce, la finestra, la lampada, la luce della cucina, la luce del balcone. Allora, i figli del digitale, purtroppo, hanno avuto questa, come dire, questi risultati immediati, per cui con poca conoscenza pensano di essere arrivati a fare la fotografia. Invece è indispensabile, un po' come anche in altre arti, la scrittura, qualsiasi forma d'arte, la pittura, è indispensabile, sono i fondamentali, per cui io consiglio a queste persone di fare un corso ma anche sulla fotografia analogica. Io partirei dall'analogica, perché la base, la camera oscura e poi il famoso forellino che crea l'immagine nella camera oscura, è da lì che bisogna partire, perché poi l'oggetto digitale può dare delle grandissime soddisfazioni se conosciamo il percorso analogico. Questo è il mio pensiero. Ma secondo te il tuo pensiero consiste anche nel guardare ai grandi fotografi, ai grandi maestri di un tempo? Cioè guardare dei bei libri fotografici di grandissimi, importante? La cultura è sempre importante, no? Più, più assumi le pillole di cultura fatte da libri, da trasmissioni, da corsi, da incontri. Personalmente, nella mia vita professionale, a cominciare dagli anni 90, ero impegnato nell'associazione professionale, ho varato tantissimi incontri professionali anche all'estero, ho partecipato, perché dai confronti che si cresce. Per cui io consiglierei di quello che dicevo a un amico negoziante: metti un bar, per piacere, perché questo è il punto di incontro. Devono venire qui a bersi il caffè, a parlare di fotografia, perché è così che si cresce. E, ad esempio, lì un nostro amico, come sai, ha destinato una sala, ma non solo lui, a Torino, ha destinato una sala ad esporre le foto dei fotoamatori, e ogni, mi sembra, 15 giorni c'è un cocktail dove io ogni tanto vado, quasi sempre, e partecipo a questo brindisi, perché poi ci sono c'è un po' di vino, un po' di pasticcini, però si parla di fotografia e sono tutti appassionati, ecco. Non tutte le cose che ho visto mi sono piaciute, però ne ho discusso anche con gli autori, cercando di essere utile senza modificare quella che è la loro passione, ovviamente, no? Perché comunque, guarda, noi lì a Treviglio, mi dico noi, adesso prendo un po' la parola, ma abbiamo organizzato un'academy dove, al di là dei corsi, esponiamo delle foto e facciamo degli incontri, se vuoi anche casuali, no? Al sabato mattina ci si trova, si beve un caffè assieme, magari non un aperitivo ma un caffè, oppure il caffè e l'aperitivo. Quindi secondo te questa è la strada giusta da percorrere? Cioè un amatore si deve affidare a queste strutture, a chi propone questi incontri, a chi propone questo approccio attivo con la fotografia? Certo, perché cioè, se tu sei appassionato, come puoi pensare di acquistare un oggetto, tipo un obiettivo, okay? Facciamo l'esempio proprio, acquistarlo online perché risparmi, non so, 50 euro, ma quanto vale invece il tuo passaggio in negozio con persone competenti che sanno consigliarti, che ti risolvono i problemi quando magari hai sbagliato obiettivo e praticamente nuovo e lo vuoi cambiare? Cioè il negozio
è un tuo partner, è assolutamente importante, anche se adesso vabbè, dovremmo andarci con le mascherine per un po' di tempo, fino a quando non si risolverà questa situazione, quando aprirete i negozi, quando si apriranno. Però personalmente io frequento i negozi, non solo quello dove ci siamo conosciuti, ma anche quello dei fratelli, anche quello di un altro collega che si chiama Ferroglio, che hanno un nugolo di fotomatori bravissimi, con delle associazioni veramente storiche, e hanno dei fotografi che fanno delle foto bellissime, bellissime. Quindi il negozio è, diciamo, il centro radioattivo, deve essere il centro radioattivo della cultura fotografica, proprio, della cultura nel senso stretto. Se il negozio avesse, come un amico di Salerno che si chiama Certosimo, che ha la galleria proprio, ha fatto anche lui, infatti mi ha invitato e ho visto le foto, veramente è una galleria. E forse il futuro è più di avere il negozio, a parte che credo personalmente da questa avventura del virus, forse gli spazi dei negozi devono essere più grandi in futuro, un po' l'americana, no? Più grandi e con degli spazi dedicati proprio agli incontri, ma non formali come con le sedie, deve essere una cosa informale. Io ho la passione, oggi non so cosa fare, vado a fare quattro ciance nel mio negozio preferito, non so se mi sono spiegato. Sì, certo. Assolutamente. Questo è molto bello quello che dici. Ti faccio una domanda per te, dico adesso, visto che i tempi sono comunque stretti, tu hai avuto tanti clienti importanti dei quali hai curato fotografia e comunicazione, dimmene uno, no, nel passato, qual è il cliente che ti ha dato la maggiore soddisfazione fotografica, non economica, fotografica, qual è il cliente che ti è piaciuto di più affrontare e documentare, se ce n'è uno su tutti? Sicuramente quello che mi ha dato le maggiori soddisfazioni professionali è stata la Superga, che faceva parte del gruppo Pirelli, e un'azienda molto ben diretta, che aveva dei manager che mi hanno permesso di esprimermi, di, mi hanno lasciato molta libertà, tanto che sono partito come fotografo e ho dovuto strutturarmi come agenzia pubblicitaria, perché per gestire le cose che producevo è stato assolutamente indispensabile. Ovviamente prima della Perugina io però avevo fatto degli studi di grafica, io ho fatto quello prima del commerciale che ho poi fatto, e quindi questi studi di grafica sono ritornati utili insieme all'esperienza commerciale della Perugina, dove ho avuto una formazione di marketing veramente eccezionale, ecco. E quindi ci sta dicendo che il marketing è importante anche per un fotografo. Certo. Quindi è importante anche per te. Quindi adesso andiamo sull'oggetto, no? Adesso al di là del commissionato, al di là delle foto che vai a fare, qual è l'obiettivo che usi preferenzialmente? Qual è l'obiettivo che monti volentieri sulla tua fotocamera? Con cosa scatti principalmente? Cosa ti piace? Vado a periodi. Nel caso delle campagne Superga ho lavorato quasi esclusivamente con un super grandangolo su Mamiya 6,45, poi su Mamiya 6,7, poi su sta dicendo, si sente? Sì, adesso è ripartito, perfetto. Sì, sono rimaste la Mamiya 6,7. Sì, le Mamiya le ho avute praticamente tutte, e purtroppo sono uscite tardi quelle a telemetro, delle vere Leica di grande formato, veramente eccezionali, sia la Mamiya 6 che la Mamiya 7, dove c'era un super grandangolo, 43 mm, una cosa spettacolare.
io paragonavo le dia fatte dalla Mamiya 6-7 ai 10-12, veramente una roba incredibile, una qualità. E poi serve quello da Leica, che non ci sono specchi, le ottiche entrano dentro, sono calcolate. Certo, certo. Ti chiedo una cosa, guardando la tua, guardando la tua campagna Superga, no? C'è un po' un ritorno forte, direi, di positivi nelle fotografie che adesso vediamo anche, un ritorno forte all'arte classica, no? Queste colonne, questi gesti, come dire, fermi, queste recitazioni quasi da atleti classici. Secondo te tu ti sei ispirato a quello? Era un briefing dell'azienda oppure era una tua idea? Ecco, per esempio, vedi queste colonne. Questa è una mia idea, perché come i casi della vita, io avevo un cliente che facevo, perché ho fotografato anche tanti orologi nel still life, e avevo un cliente che faceva orologi di Ancona, e quando sono andato a trovarlo un giorno già facevo le campagne, per cui eravamo nel 86, metti, già facevo le campagne Superbe, avevo iniziato, e mi ha portato a mangiare in un ristorante che si chiama Il Passetto ad Ancona. Quando sono uscito dal ristorante ho visto questo monumento ai caduti, certo, colonne, e sono stato folgorato, per cui una settimana dopo ho preso la macchina, dovevo andare a Roma perché ero presidente dell'associazione fotografi, sono andato in macchina a Roma con mio figlio, e da Roma ci siamo portati ad Ancona, e l'ho vestito di bianco perché questo era perché, come ti avevo già detto, mia moglie curava l'abbigliamento delle scene, e per cui abbiamo vestito Giampiero di bianco e l'ho messo lì e ho fatto le foto, chiamiamole prova, che erano quelle che praticamente ho poi realizzato con i fotomodelli. Però la presentazione al cliente, qui forse è un passaggio che devo spiegare, quando si presentano le campagne normalmente le agenzie fanno dei raff, dei disegni ispirandosi anche magari a immagini esistenti, e il cliente approva, poi viene chiamato un professionista per realizzare su quel raff le foto. Io non ho seguito questa strada, ho seguito la strada di fare le foto, anche se finte, nel senso in modo che il cliente percepisca che cosa voglio dire, per cui c'erano le colonne, i cieli blu e gli abiti bianchi, quelli che poi, per cui lì è stata una bomba. Infatti pensate che ad Ancona io sono andato, perché ovviamente la campagna durava, credo di essere andato 14 volte, avevo un pulmino, con un business car, come si chiama, con le poltrone, che mi faceva anche per i cambi delle modelli, e anche perché bisognava ogni tanto cambiare le foto, no? Ma la scena era quella che funzionava, e pensavo che il comune di Ancona, siccome gli studenti si ritrovavano in questo monumento e facevano magari scrivere, sai che questi scrivono sui muri, fanno, e allora io ero entrato in contatto con un assessore di Ancona e ho detto: ma scusi, ma il monumento è sempre pulito, oh, me lo faceva, mi faceva dare il bianco. Ascolta una cosa, allora visto che siamo, tu dici io sono stato uno step perché non c'era l'agenzia, ma io ho dato le fotografie che percepivo, che vedevo per la campagna. Torniamo ai nostri amatori. Quindi un amatore, quando ha un'idea, quando ha un progetto in testa, quando ha un desiderio di fotografia, tu gli consigli di provare, di continuare sempre su quel progetto, di andare ad Ancona tra virgolette 14 volte, non fare insistere su quel progetto. Io vedo che ci sono fotoamatori che, ad esempio, dalle foto di viaggio traggono delle immagini bellissime. Veramente, ho visto recentemente un autore con delle cose che ho fotografato anche a Valencia, ad esempio, Calatrava, no? L'architetto. Certo. E
ha interpretato queste, queste cose, che sono chiaramente foto di viaggio, non è che le ha fatte per un cliente, no? E queste foto nei suoi viaggi, evidentemente affascinato dalle strutture architettoniche, fa delle bellissime cose che possono piacere o non piacere, sicuramente con di grande effetto. E io ho percepito che, sì, me, visto che non gli mancherà denaro, secondo me è un giorno meglio formato. Ho questa impressione. Ho capito. Perfetto. Quindi, ti posso fare, scusa, posso fare anche io una domanda, certo, a Franco? Una curiosità. Ma sulle tue foto personali, il soggetto che tu preferisci fotografare qual è? È una bella domanda, perché anche lì si va a periodi, no? Ovviamente c'è stato il periodo della mia storia dei cantanti, il periodo delle modelle, le foto di moda, e poi lo still life, che era un punto d'arrivo, le automobili, vabbè, le automobili, ho seguito tanto le auto, e, però non posso dire che c'è una cosa che vorrei fare solo quella, perché mi è già capitato di rispondere a una domanda che mi diceva: ma che tipo di fotografo sei? Qual è la tua specializzazione? E io rispondevo sempre che la specializzazione è la sublimazione della mediocrità, nel senso che il fotografo deve avere una cultura più vasta. Il Mosè, che io ho visto all'opera nei suoi incontri con i fotomatori, di cultura ne dà a bizzeffe. Ovviamente io mi auguro che questi fotografi l'acquisiscano, perché è da lì che si parte, perché poi le foto non nascono in modo casuale, e se tu alimenti il cervello, alimenti anche la macchina. Alimenti anche lo strumento, certo. Quindi tutto parte dall'idea. Come? Tutto parte dall'idea, no? Certo. Dal pensiero fotografico. Nel senso che è giusto il termine progetto è perfetto. Allora io voglio, come il fotomatore al quale mi ispiravo prima, cioè sicuramente lui non è che ha fatto un progetto, però viaggiando ha concretizzato un progetto, no? Allora invito chi fa queste foto a guardarsi intorno e capire che cosa predilige, in modo da sviluppare il progetto. Perché quando io facevo ricerche nella luce, nelle foto, negli still life, e non mi fermavo alla foto che magari era bella, andavo avanti ancora per vedere dove si poteva arrivare. E allora magari qualche mio collaboratore mi diceva: sei ripetitivo. No, non sono ripetitivo, sto esplorando per vedere fino a dove posso, il limite per la creatività. Certo, hai ragione. Questo è molto bello. Beh, quindi allora, cioè, se dovessimo tirare le somme di quello che ci siamo detti, dici: cari fotomatori, frequentate un posto che sia tenutario della cultura, e imparate a capire chi siete, cosa volete, e sviluppate le vostre idee. Questa è un po' la somma di quello che ci siamo detto oggi, dico male? Allargando gli orizzonti su più settori. E creando una partnership con il tuo negoziante preferito, perché da lì partono un sacco di cose, non è solo la macchina, la vendita della macchina, cioè voglio dire, poi comunque un acquisto importante non si fa online, secondo me, ma non perché ti truffano, nessuno ti truffa, perché oggi ci sono organizzazioni che sono serie, non truffano nessuno, ma è una scelta. Un conto è comprare un oggetto in modo freddo, che arriva, apri, ok, nessuno ti dice niente. Beh, un negozio, io vedo nel negozio dove vado, Michele, che tu conosci, no? Certo. Quando apro il pacchetto della macchina, l'obiettivo che mi ha venduto, mi sembrava un gioiello.
mi apre la scatola, tira fuori, le mette le garanzie, mi cioè, ragazzi, è un altro sapore. Ma bravo, è un po' come leggere il giornale, che purtroppo magari dobbiamo fare online, e sfogliare il giornale, c'è una bella differenza, no? hai ragione su questo. Quindi, poi teniamo conto di una cosa, che perdono se vado sul basso, però nella nostra macchina fotografica passeranno tante cose, no? Passeranno sentimenti, passeranno amori, c'è chi fotograferà la fidanzata, chi i figli, chi il paesaggio davanti a casa, cioè non è uno strumento freddo, è uno strumento che comunque trasporterà emozioni, no? Trasporterà sentimenti, e questo va valorato in questo senso, non è una pentola, non è un tegame, ma lì dentro passano tante cose, no? Passano i sentimenti della nostra vita, e in questo senso la nostra fotocamera va rispettata, in un certo senso, no? Va rispettata come parte dei nostri sentimenti. Io ho delle macchine fotografiche vecchie che mi hanno fotografato quando ero piccolo, quando ero bambino, e questo dà a loro un valore ancora più importante, non direi, dico male. Cioè, quindi rispettiamo anche la nostra fotocamera e trattiamola bene, perché ci immagazzina i nostri sentimenti, è importante. Io infatti ho frequentato un po' i mercatini che abbiamo, sai, nelle città, adesso è un po' di anni fa, quando cominciavano ad arrivare i primi polacchi e cercavo di acquistare gli Zeiss, Iena, no? Questi obiettivi tipo il Sonar 28, 180, un obiettivo, un mito nella storia della fotografia, perché realizzava delle sfocature nel 6-6, era montato su una macchina che purtroppo aveva un difetto nel trascinamento, io con quella macchina, però le ottiche erano veramente fantastiche. Vero. E poi sai, arriviamo sempre al punto, cioè la fotografia ha un'anima al di là della conoscenza, no? Spesso aprire un cassetto e trovare la vecchia fotografia di un parente, di un genitore, di un fratello, di un amico, insomma, ci restituisce tante cose, e in tutto il sistema produttivo della fotografia dobbiamo nutrire un forte rispetto. La fotografia è una cosa seria, ecco, diciamoci la verità, una cosa molto seria. Bisogna stamparla. Sì, certamente bisogna stamparla, questo è vero. Poi adesso vedo che c'è ad esempio un laboratorio storico qui nella nostra regione che fa delle promozioni a costi bassissimi, ma basta stampare anche il 10-15, guarda, non è che devi stampare tutte delle foto 12-20, no? Stampa i 10-15, è già una bella, che ti occupano poco spazio, però le riprendi in mano. Io qui, guarda, questi sono i provini, guarda. Oddio, si ferma proprio sui provini. Si è bloccato sul provino. Oh, lì, ritornato. Oh, che bello, sì. Vedi? Bellissimo. Ottimo. E beh, ma sono cose che ho fatto per lavoro, anche queste. Vedi? Certo. Molto bello. Se non avessi avuto questi provini, magari non mi ricordavo neanche questo percorso, dico il provino, no? Infatti stavo pensando, solo che adesso, non lo so, dovrei essere a un numero di negativi, non so, 3.000, non ho idea, che adesso è arrivato oltre 2.000 come numerazione, però pensavo che magari metto lì i negativi, faccio una foto digitale e poi creo una specie di provino virtuale, no? Però certo, se hai 3.000 negativi sono immenso, dai. Non è che... Il lavoro è immenso, ma il lavoro l'ho lasciato per quello che è. Allora Frank, io direi che sì. Siamo a posto, no? Assolutamente sì, ringraziamo tantissimo Franco per queste parole che ci ha lasciato,
Contiamo di avere un nostro ospite, magari, perché no, una sera per un incontro non più virtuale ma fisico presso la nostra Accademia, e quindi poter far conoscere tutti i nostri amici dell'Accademia e anche magari la possibilità di esporre qualche suo lavoro nelle nostre mostre. Va bene. Ok? Quindi grazie tanto e alla prossima. Allora, visto che sei di Treviglio, sei vicino Bergamo, penso, sì, no? Sì, certo. Allora, io sono tifoso del Toro, però abbiamo tifato Atalanta. Ah, beh, meno male. Anche perché quest'anno Atalanta era l'anno buono, purtroppo adesso si è un po' tutto fermato, ma veramente quest'anno poteva essere un anno davvero eccezionale per l'Atalanta. Viva lo sport! Almeno assolutamente quello. Ma diciamo viva lo sport. Atalanta, dai Franco, diciamo Franchi, tutti e due, viva Toro e viva Atalanta, chiudiamo dai, così e va bene così. Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao, alla prossima, ciao, grazie, ciao, mille, ciao, grazie.